sei un pirata e un signore professionista nell'amore. Certo, certo. Sei di Putignano? No, vengo da Cerignola, provincia di Foggia. Però sta cosa che di Cerignola si dice sempre, che fanno gli scippi, che rubano le macchine. Siamo famosi anche per altro, eh. Vogliamo smentirlo che non è così? Assolutissimamente no, anche i telefoni. Su che rete? Su Facebook, Carnevale di Putignano insieme a Itria Way. Mi stava facendo il telefono quel ragazzo di Cerignola. Non si può stare tranquilli. Non c'è limite al peggio. La corrente non parla ma colpisce. Meditate su queste parole. La corrente non parla ma colpisce. Ci troviamo dietro al palco che quest'anno è stato allestito qui per poter assistere e raccontare questo Carnevale di Putignano. Naturalmente c'è una particolare attenzione anche per chi è disabile, questo anche per gli ingressi e i parcheggi. Guardate che bel punto di vista che abbiamo qua. Questo è il primo carro che vedo sfilare. La cosa bella è farsi raccontare anche il significato dei carri allestiti. Lei che c'ha la cravatta, dico, ci può raccontare il significato di questo carro? No, no, non basta mettersi una cravatta, ma una fascia sì però. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Alla grande, fratello. Frate, mi spieghi un po' il significato di questo carro? È un carro molto significativo per quello che riguarda il nostro ambiente, che purtroppo è finito in un disagio molto importante per quanto riguarda l'umanità. Abbiamo bisogno di recuperare l'ambiente. Qui c'è una sfilata di 8 carri, sono uno più bello dell'altra. Per favore non mi distolga, che sto guardando. Frate, vado via. Grazie, fratello, a ben rivederci, ciao. È il tema dell'ambiente importante, no? Questo è il carro che rappresenta ancora una volta madre natura. La terra nelle sue varie sfaccettature, sfruttata e anche bella nella sua più splendida universalità. È bello anche coinvolgere e farvi conoscere i carristi che hanno un ruolo così importante per questa città e per il Carnevale di Putignano. Il carrista, mi hanno detto, è lei. Sì. Allora, dov'è l'idea qua? Qual è l'idea? Beh, parliamo di uno scenario dove l'uomo ha inquinato l'acqua, la terra, l'aria, e quindi la terra continua ancora ad esporre le sue bellezze, come il ciclo della vita, la natura, un tramonto. Biancaneve e i sette nani, qua naturalmente rappresentati dalla Biancaneve, molto colorata, ciao. Questa è la mela della strega cattiva, sì. Una mela di marca, non ha levato il taloncino. No, infatti la copriamo. Cos'è, un falchetto? L'aquila reale. Che vola alta. Sì. Ti vesti sempre la Biancaneve o hai altri personaggi negli anni? Io ogni anno cambio personaggio. Quest'anno perché fai Biancaneve? Perché avevo un bel gruppo di nani. Vedi che il più giovane ha 50 anni. Qual è secondo te il nano più rappresentativo? Mammolo. Il Carnevale di Putignano è anche una bella occasione per guadagnare qualche soldo, no? L'ho chiamato per lavorare, pulire un po', cioè l'ecologia, c'è tutto. Ma le sopracciglia che c'ha sono vere oppure? Tutto vero. Il mammolo è tutto vero, un mammolo. Lui è mammolo. Che rispetta anche la natura con l'albero della felicità. Anche lei c'ha l'albero della felicità. Anche. Ti sei vestita da figlio di papà? Sì. Allora, lei aveva scelto di vestirsi da Ziggy Stardust, pensate, invece è stata bruciata la sua performance qui al Carnevale di Putignano da questo Achille Lauro che si è vestito così. Purtroppo è da figlia di giornalista. Sta andando tantissimo vestirsi da giornalisti di Telenorba, è incredibile. Come va? Proprio di moda, devo dire. Senti, ma anche Telenorba racconterà questo carnevale quest'anno? Assolutamente sì, stamattina c'è una nostra troupe, poi dovremmo fare una diretta. Probabilmente la sera del martedì grasso è prevista una grande diretta, sai, notturna, le luci, gli effetti, i colori, bellissimo.